Non è un caso che nei paesi occidentali, nel giro di 2 o 3 generazioni, le persone non sappiano fare più niente, cioè le persone non sono più in grado di autoprodurre dei beni, perché è stato fatto un lavoro sistematico, finalizzato a fare in modo che queste persone non sappiano fare più niente, perché se uno non sa fare niente deve comprare tutto sotto forma di merci, se compra tutto sotto forma di merci fa crescere il PIL di più di chi sa fare delle cose, non deve comprare tutto. Allora, non soltanto le persone sono state, cioè non è stato più insegnato a fare queste cose, ma le persone sono state convinte che chi fa le cose con le mani, l'autoproduzione, è uno sfigato che non ha i soldi per potersi comprare delle cose. E quindi l'autoproduzione o l'economia del dono sono forme di consumo, di vita arcaiche, non moderne, che inviano la povertà da parte dei soggetti. Mi raccontavano che negli anni 60, all'inizio degli anni 60, le donne pugliesi si vergognavano di far sapere in giro che facevano in casa le vecchiette. Perché il medesimo guarda, perché fare le vecchiette in casa? Perché sei una pezzente, perché non hai soldi per comprarti la pasta. E la domenica, per far vedere che avevano raggiunto il benessere, ostentavano di potersi permettere di comprare la pasta di vecchiette. Questa operazione è stata un'operazione, guardate che tutta una spinta alle migrazioni deriva da queste cose qua. Le persone, soprattutto nel sud, si sono sentite povere perché avevano pochi soldi, ma uno è povero con pochi soldi se deve comprare tutto. Uno con pochi soldi può essere più ricco di uno con più soldi se sa fare delle cose. C'è un nostro amico, noi, responsabile del nostro circo, del nostro movimento in Sardegna, tra l'altro andremo giovedì in una trasmissione televisiva e parleremo anche di questo, lavorava come veniva dalla campagna, i suoi l'hanno fatto studiare, lavorava in giurisprudenza, trasferito a Cagliari, lavorava non so adesso in che cosa, 8 ore al giorno, non gli bastavano mai i soldi per arrivare alla fine del mese, e mangiava male all'ora di pranzo, pagava un sacco di soldi di affitto, il trasporto, eccetera. A un certo punto ha detto, ma e se non ritornassi al mio paese e facessi il part-time? E tornando al suo paese, si è messo a fare il part-time, al suo paese c'era la casa dei genitori, che era rimasta vuota a metà, un piano loro e un piano ai genitori, non ha bisogno di asili nido, e i beni comuni sono questi, non affidare allo Stato i servizi, ma gestirli a livello comunitario, e poi parleremo di comunità, l'orto, l'olio, tutte queste cose qua. Il risultato è che con mezzo stipendio vive meglio, si nutre meglio e mette i soldi da parte alla fine del mese. I suoi amici rimasti a Cagliari non riescono ad avere la fine del mese. Allora, perché siamo abituati a mercificare tutto? Quindi la demercificazione è un elemento fondamentale, della decrescita, cioè essere meno dipendenti possibili dal mercato. Allora, la dimensione di stile di vita, cioè lo sviluppo dei beni che non sono merci, ha alcune caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Una di queste caratteristiche, l'ho appena accennato, è l'autoproduzione. L'autoproduzione, io mi ricordo che all'inizio, quando noi facevamo questi discorsi dell'autoproduzione, c'era qualcuno che voleva fare il furbetto e ci diceva Pallante se l'autoproduce l'orologio, Pallante se l'autoproduce il computer. Evidentemente no. Ovviamente ci sono dei beni che possono essere ottenuti soltanto sotto forma di merci, ma c'è tutta una quantità di beni che possono essere autoprodotti. Tra non autoprodurre nulla e autoprodurre tutto ci sarà una via di mezzo. Cos'è che conviene, è utile e vantaggioso autoprodurre? Ognuno deve vederlo nella sua vita, non c'è una regola che sia uguale per tutti. Dipende solo dalle campagne o dalle città, quanti anni ha, se ha figli o non ha figli, se quelli sono grandi, sono piccoli, se non... c'è tutta una serie. Nel corso stesso della vita queste cose qui possono cambiare. Però al di là della cosa in se stessa è l'apporto filosofico di questo concetto che noi abbiamo perso. C'è uno studioso americano che si chiama Richard Sennett, che insegna, non so in quale università americana, è alla London School of Economics ed è un allievo di Hannah Arendt. Hannah Arendt era una delle allieve prediletti di Heidegger, no? Questo filosofo sociologo ha scritto diverse cose. Recentemente in italiano sono stati tradotti 2 libri. Uno si intitola L'uomo artigiano
E nel nuovo artigiano lui sostiene che la vera caratteristica che distingue gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi è la capacità di fare delle cose con le mani, sotto la guida dell'intelligenza progettuale. Non c'è nessun altro animale che fa cose di questo genere. E poi dice un'altra cosa ancora, che quando l'uomo fa delle cose, l'uomo, la donna, i ragazzini, tutti sono con le mani, c'è un flusso di informazioni che va dal cervello alle mani per dire quello che deve fare. Ma le mani, mentre fanno, attraverso le due funzioni del tatto e della pressione, mandano un flusso di informazioni al cervello e le mandano più precisi addirittura delle informazioni che danno gli occhi. Per cui non sapere fare più nulla significa non soltanto perdere una delle caratteristiche fondamentali di essere umani, ma perdere uno strumento di conoscenza molto importante. Quindi è fondamentale la riscoperta del saper fare al di là dell'emancipazione dal mercato, anche con la capacità che comporta. E il secondo libro che lui ha scritto si intitola Insieme, ed è il libro della capacità di collaborare in una società fondata sulla crescita del PIL, cioè sulla mercificazione. Le persone sono isolate, perché se uno è isolato deve comprare tutto. Se uno è inserito all'interno di una rete di rapporti di solidarietà basata sul dono e sulla reciprocità, l'economia del dono, come viene definita da alcuni studiosi antropologi, soprattutto francesi, non è dipendente dal mercato di tutto per tutto, è in grado di scambiare sotto forma di dono tutta una serie di competenze. E questi studiosi francesi hanno visto, il principale era Marcel Mauss, un sociologo, antropologo della prima metà del secolo scorso, hanno visto che in tutti i luoghi del mondo, in tutte le epoche storiche, gli esseri umani, i gruppi umani, sono scambiati il tempo, non le cose, anche le cose, ma le cose, lo scambio delle cose è il baratto. Lo scambio del tempo significa il coinvolgimento emotivo, affettivo, significa la solidarietà, significa qualcosa di più di scambiare le cose semplicemente, no? Sulla base di tre regole che non sono mai state scritte, non sono mai state scritte, ma che si ritrovano dappertutto, sia nel tempo che nello spazio. La prima regola è l'obbligo di donare. Io vedo che tu hai delle difficoltà, sono in grado di fare queste cose, ma vengo, la faccio, non chiedo niente in cambio perché il dono è gratuito. La seconda regola è l'obbligo di ricevere. La terza regola è l'obbligo di restituire più di quello che si ha avuto. In questa maniera si creano legami sociali tra le persone. Mentre l'economia della crescita, della mercificazione, pone gli esseri umani in contrapposizione, in concorrenza tra di loro, perché chi vende vuole avere prendere il prezzo più alto, chi compra vuole pagare il prezzo più basso, e c'è un rapporto conflittuale. Ma quello che è più drammatico non è il rapporto conflittuale di chi ha comunque una relazione mediata del denaro, ma è che quando non c'è nessuna relazione mediata del denaro c'è l'indifferenza totale. Se io da lui non compro niente o a lui non vendo niente, lui per me non esiste. C'è la solitudine delle nostre città, soprattutto nei condomini, le persone non si conoscono tra di loro, eccetera. Allora, una delle cose più importanti dal punto di vista culturale è il recupero dell'economia del dono, il recupero della capacità di scambiarsi il tempo sulla base della reciprocità. Se vi dico semplicemente, io ho quasi finito questa introduzione, questa cosa. La parola comunità è composta da due parole latine, la preposizione cum, che è il complemento di compagnia, e la parola munus, che significa dono. Cioè le comunità sono gruppi umani in cui il legame sociale, il cum, è costituito dall'economia del dono, dello scambio e della reciprocità. Qualcuno potrebbe dire, ma oggi com'è possibile pensare a tornare a un'economia del dono, a rapporti di carattere comunitario? La gente fuggiva dai rapporti di carattere comunitario, perché c'era nei rapporti di carattere comunitario qualcosa di vincolante. Uno si sentiva, nasceva in una famiglia, in un paese e così via, era obbligato ad una serie di regole e lo sentiva come una costrizione. Poi, andando in città, diventava più apparentemente libero, ma più dipendente di prima, perché dipendente dal mercato, perché la sua vita era scandita dall'inizio alla fine dall'obbligo del mercato, per lavorare, produrre, come dice qualcuno, produci, consuma, crepa, come questo, va bene. Però c'era il senso di fare delle scelte libere. Allora, oggi
quello che si sta verificando è che la dimensione comunitaria non è più imposta dal fatto che nasce una certa situazione, ma viene fatta come libera scelta da persone che si scelgono per fare cose di questo genere e che quindi stabiliscono innanzitutto che hanno delle affinità culturali e non ci sono capitate per caso una certa situazione. Secondo, fino a che punto, diciamo, devono avere degli spazi comunitari, fino a che punto devono avere degli spazi individuali, cosa che può anche cambiare. Quindi il ritorno dell'economia del dono e della comunità all'interno di una libera scelta significa liberarla dai vincoli che aveva precedentemente e ridarle una dimensione molto più capace, no? di dare senso alla vita e capace di liberare dal vincolo successivo che è stato posto, quello del mercato, rispetto al vincolo di carattere comunitario.